30 anni di storia, 30 anni di eccellenze del territorio e promozione, migliaia di espositori da tutte le Marche passati da Fano. Sapori ed aromi d'autunno, più di ogni altra manifestazione, attraverso un'attenta selezione di qualità, racconta le aziende ed i produttori che rappresentano le tradizioni dell'enogastronomia e dei prodotti marchigiani in un mercato sempre più globalizzato. Una manifestazione che quest'anno taglia il ragguardevole traguardo dei 30 anni di vita, ma che come tante deve comunque e purtroppo fare i conti con i costi gestionali. Purtroppo il bilancio è in negativo, siamo quasi 5.000 euro di negativo che dovremo recuperare quest'anno se riusciamo, ma sarà molto difficile, e quindi c'è questo aspetto di soldi. Purtroppo le cose si fanno quando ci sono i soldi, la volontà può essere la massima, però i soldi ci sono mancati all'appello. Un'operazione culturale, quella che gli organizzatori si prefiggono sin dalla sua prima edizione, ovvero esaltare attraverso il premio Marche Nostre i produttori che si sono distinti maggiormente nel loro campo della produzione agroalimentare per educare il consumatore finale ad un acquisto consapevole. Ovviamente nell'arco del tempo, dei 30 anni, di cose ne abbiamo fatte tantissime, e basti pensare che da una ricerca sembra che il marchio Sapori Romi d'Autunno sia uno dei più copiati in Italia, quindi di questo andiamo orgogliosi. Il Codma di Rosciano il 19 e il 26 novembre si trasformerà in un salotto del gusto ed anche quest'anno, pur tra mille difficoltà, ospiterà un centinaio ed oltre di espositori ed il gran galà dell'olio ed un momento di solidarietà per chi ha vissuto i brutti momenti del terremoto. Fano ha un ruolo assolutamente importante in questo, in giorni che piacciono molto alla gente, perché si va, si parla, si degusta, si acquista, si porta a casa e si fa promozione del territorio.